Covid, De Luca annuncia da lunedì scuole chiuse. Il governatore ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. Decisioni necessarie per bloccare i contagi, ma intanto l'unità di crisi conferma i casi sono in aumento. Napoli, ristoratori occupano il lungomare, stamane la protesta davanti a Palazzo Santa Lucia, poi il blocco stradale alla fine del lungomare in via Nazario Sauro. Un centinaio tra titolari dei locali e lavoratori hanno manifestato per denunciare il blocco del settore. Fuori grotta, una stufa ha ucciso i due anziani. La tragedia all'alba, causata forse dal cattivo funzionamento di una stufetta elettrica. Le vittime erano fratello e sorella di 93 e 72 anni. Gravemente ustionato il figlio di lui, che ha cercato inutilmente di salvare il padre. Terrone. Da Salerno è scontro con la Crusca, protagonista della battaglia di civiltà, l'ingegnere Francesco Terrone di Mercato San Severino. Ha portato in tribunale l'Accademia della Crusca per l'uso dispregiativo che si fa del termine. C'è anche un aspetto positivo della definizione. Covid nel Sannio, ancora un morto al San Pio, non ce l'ha fatta un paziente di 68 anni di San Nazaro e salgono così a 22 i decessi su 693 pazienti trattati nell'ospedale di Benevento, Dolore a Salerno, dove il virus ha ucciso il popolare parroco Don Alfonso. Il Covid non si ferma, paura nella Valle dell'Irno. Muore 65enne di Contrada, era ricoverato al Moscati dal 30 gennaio. Inutile il trasferimento nella terapia intensiva dal 9 febbraio. In aumento i contagi tra Solofra e Montoro. E intanto va avanti la campagna per i vaccini agli over 80. Buonasera, bentrovati con l'informazione regionale del canale 8 Channel TV. Apriamo subito questa edizione della sera con il primo piano, che è dedicato all'emergenza coronavirus. Salgono ancora i contagi, che superano l'11% con oltre 2.500 casi. Il governatore De Luca chiude le scuole e spiega: dobbiamo subito potenziare le scorte dei vaccini. Vediamo. Non ci assumeremo la responsabilità di far diffondere il contagio anche fra ragazze e ragazzi di 10, 12, 15 anni. È con queste premesse che Vincenzo De Luca ha annunciato da lunedì la chiusura di tutte le scuole in Campania. Il governatore torna sceriffo e sfida le ordinanze del TAR che avevano fatto rientrare i ragazzi in classe. Due le motivazioni alla base del provvedimento. Da un lato la diffusione delle varianti del virus che colpiscono in particolare i più giovani e dall'altro la volontà di ultimare nelle prossime settimane la campagna vaccinale del personale educativo. Dovremo prendere decisioni importanti, ma necessarie. Da lunedì si chiudono tutte le scuole. De Luca, che è tornato ad attaccare arcurie di partiti per la scelta dei sottosegretari, ha anche fatto capire che la prossima settimana la regione potrebbe acquistare dosi extra di vaccini. Una cosa per il governatore è certa: la priorità è bloccare l'avanzata del Covid. Dobbiamo bloccare questa crescita che stiamo registrando da giorni e giorni di contagio. Non si può reggere una situazione nella quale vi sono più di 2.000 positivi al giorno. Parole pronunciate nel giorno in cui l'unità di crisi ha segnalato un nuovo aumento della curva dei contagi, che ora ha superato l'11%. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi, 2.519 positivi e altri 11 decessi. I guariti sono 1.779. Balzo in avanti anche dei posti di terapia intensiva occupati, che salgono a 144. E andiamo a Napoli, dove oggi è esplosa la rabbia dei ristoratori che hanno letteralmente occupato il lungomare. Vediamo. 85 figli dalla strada, c'ho 30 dipendenti, 30 mi sono messo a lavorare otto giorni. Coronavirus e nuovi divieti, esplode la protesta dei ristoratori che hanno bloccato il lungomare di Napoli nelle stesse ore in cui il governatore De Luca ha dettato le nuove disposizioni per provare a fermare il contagio da Covid in Campania. Bidoni a un presidio di 100 persone per chiedere l'apertura o l'arrivo immediato dei ristori. In strada è servito l'arrivo di un cordone delle forze dell'ordine su via Partenope. Perché noi dobbiamo stare chiusi e tutti stanno aperti? Perché dobbiamo morire di Covid o dobbiamo morire di fame e di povertà. Noi vogliamo o chiusi o aperti. Questa è una semplice manifestazione di disperazione che c'è in un intero settore. I ristoratori in piazza erano di Napoli, ma erano arrivati anche dalla provincia, da Salerno e dalla costiera amalfitana. Traffico in tilt per ore su via Partenope. Poi le forze dell'ordine sono riuscite a sgomberare la strada. I lavoratori del comparto erano dalle 9 dinanzi alla sede della regione per protestare contro il completo blocco del settore. Che oggi, come le altre volte, abbiamo solo cercato di far presente
alle persone che ci sono intorno che noi esistiamo, che siamo degli esseri umani. Noi siamo qua per una protesta civile, per i nostri dipendenti che sono 3 mesi, 4 mesi che non hanno la cassa integrazione. Noi piatti spaghetto tremmo a casa, ma siamo per i nostri dipendenti e per tutta la ristorazione. Nuovi divieti e nuove regole per arginare il contagio da coronavirus, ma vediamo nel prossimo servizio cosa ne pensano i cittadini campani. A causa dell'escalation di contagi registratasi in Campania nelle ultime settimane, la regione rischia di ripiombare nella zona rossa con le chiusure che ne conseguono. Vediamo cosa ne pensano proprio i cittadini. Ah no, io sono felicissima se ciò avviene. Sono proprio pro zona rossa. Anche perché soprattutto nel weekend non si capisce nulla. Credo sia necessario almeno per un periodo breve, non lunghissimo, perché mi rendo conto che la zona rossa può sicuramente danneggiare una parte dell'economia. Se è necessario, ben venga. Poi rosso, giallo, verde, quello che sia, a condizione che ci facciano vivere. Per me sarebbe una cosa positiva solo se facessimo un mese di lockdown fatto per bene, iniziassimo a fare questi vaccini per bene, insomma. Già ho avuto il Covid, è brutto, però se si deve fare si fa. Penso che ci sono molte persone responsabili, quindi probabilmente è l'unica soluzione. Secondo lei ci sono stati troppi pochi controlli in questo periodo che hanno fatto precipitare la situazione? Secondo me sì, rispetto al primo periodo in cui i controlli erano molto più frequenti. Da una parte sicuramente ci aiuterà, diciamo, a tutelarci un po' tutti, però dall'altra parte comunque ci sarà comunque un disastro a livello economico. Il problema è sempre quello, l'incoscienza nostra e i controlli sporadici. E adesso la cronaca, parliamo della tragedia di Fuorigrotta. Un rogo in un appartamento ha ucciso 2 persone, si chiamavano Maria ed Anna Schiano, erano fratelli, sono morti nel rogo che sarebbe stato dovuto ad un malfunzionamento di una stufetta. Dramma Fuorigrotta, 2 anziani morti nell'incendio divampato all'interno di un appartamento in via Luigi Mercatini nel Parco Fontana. 2 le vittime, Mario e Anna, di 93 e 72 anni, erano fratello e sorella. Gravemente ustionato il figlio Dario, del 93enne, ricoverato ora al Cardarelli. Ha respirato fiumi tossici sprigionati dall'incendio. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono stati messi in salvo con 2 autoscale gli occupanti dell'ultimo piano dell'edificio, e tra gli abitanti del palazzo non si segnalano altri feriti o intossicati. L'incendio è scoppiato poco dopo le 4:30. I fratelli Schiano vivevano con Dario, il figlio di lui, che secondo le testimonianze di alcuni inquilini avrebbe cercato, senza riuscirci, di trascinare il padre, Mario, fuori dall'appartamento in fiamme. La donna, invalida e costretta su una sedia a rotelle, è stata avvolta completamente dalle fiamme. L'incendio è partito da una stufetta che era stata messa ai piedi di una delle 2 persone che, a causa di problemi respiratori, era costretta a dormire seduta. Il plaid ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate uccidendo le 2 persone. L'appartamento al 5° piano del Parco Fontana è stato sequestrato dalla magistratura. Gli inquilini, evacuati dai vigili del fuoco del distaccamento di Fuorigrotta, hanno potuto far rientro solo in serata nelle proprie abitazioni. La giornata è abbastanza triste. Poi la maggior parte delle persone si conoscono da tanti anni, quindi comunque come se fosse una famiglia. Comunque non si sa quello che è successo. Purtroppo sono cose che capitano, non si sa neanche la dinamica, cosa sia successo, sai, il vociare, delle cose. Però non ci sono parole perché veramente dispiace. Un buco da 50 milioni di euro in 10 anni attraverso fallimenti sistematici e trasferimenti fittizi di società. La finanza di Salerno ha arrestato 2 fratelli, protagonisti del settore della grande distribuzione. Le indagini coordinate dalla Procura hanno svelato un sistema ben rodato, capace di trasferire merce, dipendenti, interi rami d'azienda da una società all'altra. Fallimenti in serie, supermercati che chiudevano e altri che aprivano mentre il disavanzo cresceva. Ai domiciliari sono finiti i fratelli Luigi e Maria Rosaria Di Bianco, imprenditori molto noti nel settore della grande distribuzione in città, arrivati a gestire fino a 20 supermercati contemporaneamente che davano lavoro a 150 persone. E restiamo nel Salernitano, parliamo della parola Terrone che finisce in tribunale dal Salernitano, una causa che è partita nei confronti dell'Accademia della Crusca. Vediamo.
A settembre la prima udienza della causa civile per una vicenda che ha travalicato i confini locali ed è diventata nazionale. L'ingegnere Francesco Terrone, 59enne originario di Mercato San Severino, ha intentato una causa contro l'Accademia della Crusca per chiedere di modificare la definizione della parola Terrone, appunto, che per l'istituzione che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia ha un'accezione esclusivamente negativa, di cui la decisione di affidarsi alla magistratura. Agli inizi degli anni 90 ho subito, a causa di questo del mio cognome e della questione meridionale, degli atti di razzismo e ho intrapreso in questo periodo, ho maturato la decisione di fare un'azione legale nei confronti dell'Accademia della Crusca. Dietro al braccio di ferro c'è anche una storia di discriminazione raccontata dall'ingegnere emigrato in Brianza e da migliaia di meridionali nel corso degli ultimi anni. Per l'avvocato Antonio Cammarota è una battaglia di civiltà. Noi chiediamo al giudice di ordinare all'Accademia della Crusca di integrare una particolare accezione del significato della parola terrone completamente mancante, è un'accezione positiva legata cioè da un lato al significato storico della parola terrone e quindi del casato nobile che tanti illustri ha dato all'Italia e dall'altro il valore del latifondo della proprietà terriera che è un valore di ricchezza perché chi produce la terra è sempre ricco. E adesso i nostri approfondimenti provincia per provincia sull'emergenza coronavirus. Partiamo dal Sannio, ancora un decesso nei reparti Covid dell'ospedale San Pio del capoluogo. Ancora un decesso nei reparti Covid dell'ospedale San Pio di Benevento, dove ha perso la vita un uomo di 68 anni di San Nazaro, ricoverato da giorni nel reparto di terapia intensiva. Nessuna dimissione e dunque aumenta anche il numero dei ricoveri con altri 4 casi che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere. Sono ora 39 i degenti nell'area Covid. Per quel che riguarda la campagna vaccinale, stop ai vaccini per gli ultra ottantenni, mentre da domani partiranno le vaccinazioni per il personale scolastico. Sedi della campagna sia il centro vaccinale di via Minghetti che l'istituto tecnico Alberti di piazza Risorgimento. In 3 giorni dovrebbero essere somministrate 1000 dosi del vaccino di AstraZeneca con l'aiuto dei medici dell'ASL. Un momento storico atteso da tutti perché capace di infondere nuovamente speranza, spiega Gino Abbate, medico e consigliere regionale in commissione sanità. La situazione per quanto riguarda il Covid sta precipitando soprattutto rispetto alle varianti. L'obiettivo principale credo che sia quello di vaccinare un po' tutti. Noi non dobbiamo rincorrere il virus, ma lo dobbiamo contrastare e allora l'unico modo per poterlo fare è avere una scuola in sicurezza, iniziando dagli insegnanti. Raccomandazioni rilanciate anche dal sindaco Clemente Mastella. Le notizie sulla diffusione del virus non sono buone, scrive il primo cittadino su Facebook. La sua mutazione è quella che spaventa e peraltro si insinua nei giovani e nei bambini. L'unico modo serio di vincere questa interminabile battaglia è il vaccino. Vacciniamoci tutti, nessuno sia reticente. Intanto in Irpinia, decisa impennata dei contagi, altri 104 i casi scovati dall'azienda sanitaria locale e c'è un decesso, si tratta di un uomo di contrada. Sfondato di nuovo il muro dei 100 contagi in Irpinia, a fronte dei 1221 tamponi processati, il Covid ha colpito nelle ultime 24 ore 104 persone. 16 positivi tra Solofra e Montoro, 7 i casi ad Ariano, 10 nel capoluogo. E Contrada piange un'altra vittima, un paziente di 65 anni ricoverato dal 30 gennaio e che il 9 febbraio era stato trasferito in intensiva. Intanto in provincia di Avellino non ci sarà nessuno stop alle vaccinazioni. Il 1 marzo arriveranno 4680 dosi Pfizer. Domani 2900 di AstraZeneca per il personale scolastico e 1700 di Moderna. Ad Avellino città si è chiusa la terza giornata di somministrazioni al campo CONI, sfiorando ormai quota 1000. Come il 43, è quasi uguale. Ci sono delle persone, ah, io non me la faccio, invece no, dico voi la dovete fare, perché ci hanno salvato tante cose. Fatevelo e uscite. Anche se con la mascherina, ma si può uscire, ma sta sempre in casa è un delitto. Soddisfatto di come stanno procedendo le operazioni, il sindaco Festa. Grande organizzazione, grande sinergia tra Comune e ASL, grande impegno di tutti gli operatori e anche di tutta la macchina comunale. Questo credo sia un esempio operativo. E domani si parte a Monteforte e domenica a Mirabella. Nello stesso giorno prevista una seduta straordinaria per immunizzare i 60 ultra ottantenni di Monteverde.
Intanto nel Salernitano sono altri 365 casi di coronavirus e il capoluogo piange Don Alfonso Santa Maria, storico parroco del quartiere Sant'Eustacchio. Il dato dei contagi in provincia di Salerno continua ad essere preoccupante. Sono 365 nuovi casi positivi. Di questi 205, il 68% del totale, sono stati riscontrati nei comuni dell'Agro. Preoccupa la situazione di Scafati, dove in 24 ore c'è stato un incremento di 91 positivi. Non a caso i sindaci del comprensorio si sono riuniti in videoconferenza per valutare eventuali azioni da mettere in campo. In costiera amalfitana, invece, sono già scattate misure restrittive. A Vetri sul Mare è stata disposta la chiusura di piazze e spiagge, mentre a Maiori è stato anticipato il coprifuoco. Pugno duro anche a Salerno, il sindaco per sabato e domenica ha disposto la chiusura dell'Arenile di Santa Teresa e ha vietato la vendita di alcolici e superalcolici a partire dalle 18. Intanto proprio nel capoluogo il Covid ha provocato un'altra vittima. A Ruggi è deceduto Don Alfonso Santa Maria, storico parroco del quartiere Sant'Eustachio, che era risultato positivo al virus 15 giorni fa. Oltre ad essere un sacerdote di Dio, era un uomo di spessore umano notevolissimo. E sentiamo la tristezza, ma questa tristezza è alleviata da una certezza, che lui è risorto in Cristo. La camera ardente sarà allestita sabato alle 15 nella chiesa antica di Sant'Eustachio, mentre il rito funebre sarà celebrato lunedì alle 15 e presieduto dall'arcivescovo Andrea Bellandi. Un pilastro che ha servito questa comunità per, credo, 50 anni, prodigarsi di Don Alfonso per questa comunità parrocchiale che era la sua famiglia. E adesso apriamo la pagina della politica. Verso le elezioni amministrative a Benevento, il Partito Democratico ha ufficialmente aperto la campagna elettorale. Vediamo. Le idee ci sono, gli uomini e le donne che aspirano ad una poltrona come consigliere o assessore a Palazzo Musti anche. Alla coalizione di partiti e movimenti che fa riferimento al PD di Benevento manca solo un nome. Resta il candidato sindaco, infatti l'unico giallo ancora da risolvere nella coalizione che nel capoluogo sannita dovrebbe vedere insieme PD, Movimento 5 Stelle, Civico 22 e altri movimenti d'associazione per creare l'alternativa a Clemente Mastella, che sarà invece supportato da almeno 10 liste. Ma ieri è stato un primo incontro tra una serie di forze politiche, gruppi civici, associazioni che intendono costruire una, o meglio vogliono provare a costruire una, un programma per la città, non contro qualcuno, non diciamo in alternativa a qualcuno, ma per la città di Benevento, per provare a risollevare la città di Benevento. Prossimo passo, ulteriori incontri e la formazione di gruppi di lavoro per affrontare le questioni da risolvere a Benevento, per cercare di costruire un programma politico e civico. Costituiremo dei gruppi di lavoro, diciamo così, composti da rappresentanti di ogni forza che era presente ieri, su alcuni macro temi, quindi potremo parlare dell'ambiente, del lavoro, del commercio, dell'attività produttiva, insomma della cultura. Saranno vari temi che verranno toccati e si lavorerà insieme per provare a proporre qualcosa di nuovo per la città. Intanto ad Avellino fumata bianca per la composizione delle commissioni consiliari, ma intanto resta comunque teso il confronto tra minoranza e maggioranza. Maggioranza e opposizione trovano la quadra sulla ricomposizione delle commissioni consiliari e così ad Avellino può ripartire compiutamente l'attività amministrativa paralizzata per quasi 4 mesi. Sono arrivate anche le dimissioni del consigliere Carmine Montanile, che secondo la minoranza Festa e i suoi usavano per proseguire nello stallo. E così, non senza polemiche anche nella capigruppo di stamattina, si riparte con i criteri di proporzionalità e rappresentatività indicati dal prefetto. Quando si fa un accordo tutte le parti devono essere tutelate, la maggioranza la minoranza, così anche in linea con quanto pure è stato richiesto dalle altre istituzioni. Nella riunione di maggioranza che abbiamo avuto insieme al sindaco come capigruppo era questo il nostro intento, dare diciamo il là ad una ricomposizione quanto migliore possibile dell'intera vicenda. Non possiamo più andare avanti con questo teatrino. Ma Dino Preziosi dai banchi dell'opposizione pone comunque l'accento su un comportamento complessivo della maggioranza che continua a negare in troppe occasioni il confronto democratico. Si ha la sensazione che si sfugge da un controllo sia in consiglio comunale che nelle commissioni. Stanno le mozioni che noi abbiamo presentato su cose serie che non sono mai state calendarizzate, tranne
la cittadinanza a una persona, la cittadinanza onoraria a una persona. Ci sono degli ordini del giorno che abbiamo chiesto, non vengono discussi. In realtà si discute solo quelle pratiche che il Consiglio Comunale vuole discutere. Sostenibilità e programmazione nell'argomento che parla di trasporti pubblici, confronto oggi a Salerno tra amministratori locali e anche regionali. Sostenibilità e programmazione dei trasporti pubblici su tutta la provincia di Salerno. Incontro a Palazzo Sant'Agostino con i sindaci del territorio, amministratori regionali e il deputato Piero De Luca. Centrale anche il tema dell'alta velocità. Salerno non può non avere essere snodo centrale la nuova tratta che arriverà fino a Reggio Calabria, perché le esigenze di rapidità e velocità della tratta devono conciliarsi con quelle di una mobilità sostenibile. Poi dovremmo difendere la provincia a sud di Salerno, insieme raccoglieremo un po' le stanze e le porteremo a Roma per difendere gli interessi al nostro territorio. Siamo in una fase ancora prematura, perché questo progetto non è mai stato trasferito al MEF, al MIT, chiedo scusa, e come sapete RFI ha l'obbligo di fare più previsioni di tracciato, e poi sul rapporto costi-benefici, così come si fanno scelte per opere di questo tipo, bisognerà scegliere qual è il tracciato e il percorso migliore. Molte comunità salernitane sono preoccupate e chiedono per il proprio territorio un rilancio che non può prescindere dal sistema trasporti. Io ho detto chiaramente che noi abbiamo bisogno di treni che si fermano e partono dalle nostre stazioni, non di treni che li vediamo soltanto passare. Quindi confrontiamoci e facciamo delle scelte oculate, serie, concrete per il territorio. Noi vogliamo una condivisione con gli altri territori. L'alta velocità nel progetto già è previsto che passa per il Vallo di Diano, però noi puntiamo fortemente al ripristino della Sicignana Lago Negro. Da parte mia è davvero tutto, grazie ad Orlando Matarazzo in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV.